Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. E buon martedì a tutti, amici. Allora, ragazzi, due argomenti di oggi. Allora, prima cosa, però non mi addentro perché sono cose che sapete che non... Insomma, non me ne intendo tanto io, sinceramente. Sento voci, magari vado a vedere il video di un collega. E esprimo il mio parere su un argomento che sinceramente non senza entrare nei parametri tecnico-tattici, diciamo, perché non ne so un cazzo, sinceramente. Quindi inutile che sto qua a raccontarmi le favole e a prendere in giro la gente perché non ne so niente. Do soltanto il mio parere per una mia idea che mi sono fatto personale per quanto riguarda il nuovo stadio. Allora, io partendo dal presupposto che, per come sono fatto io, sono uno dei romantici che sono molto legato allo stadio di San Siro perché lì dentro ci ho visto vincere 5 Champions praticamente, non alzarle, ma le semifinali le abbiamo fatte nel tempio di San Siro comunque. Quindi, insomma, sono uno che, tra l'altro, ho avuto l'abbonamento 2 anni quando ero ragazzino. Mi ricordo che quando entravo a San Siro mi mancava proprio l'aria, cioè venire elettrizzato da questo stadio, per me è bellissimo. Perché San Siro, veramente il tempio di San Siro è uno stadio fantastico, per me è uno dei più belli che c'è al mondo, ma nella maniera proprio più assoluta. Sono di quelli che dice: cazzo, mi spiace veramente tanto se non si dovesse più, dovesse, insomma, dovremmo rivoluzionare un po' la storia, quindi dovremmo cambiare stadio. Però, per un mio parere personale, nella mia ignoranza, credo che la cosa, per anche alleggerire il gap a livello economico fra noi e fra il calcio, questo cazzo di calcio inglese che a livello di introiti ne ha molti più di noi, sarebbe un'ottima soluzione. Anche perché facendo dentro, da quello che ho sentito, quello che vogliono fare, lo store, il centro commerciale, negozi, ristoranti, l'albergo, addirittura tutte queste cose qua. A sentir parlare un po' le voci che sento in giro, addirittura ci sarebbe un introito dell'anno di 100 milioni di euro in più all'anno. Cioè, quindi comunque sia dei soldi importanti che potrebbero sicuramente sarebbero usati per magari togliersi, fare qualche sacrificio magari in più per non avere problemi a prendere un giocatore che magari costa qualcosina in più, magari per dare quei due soldi in più ai giocatori più meritevoli, per dire, senza avere troppi problemi, diciamo. Insomma, nonostante la mia, diciamo, nostalgia e malinconia, comunque avere uno stadio di moda, alla moda e tutto quanto, che può portare tanti introiti, comunque sia a livello commerciale, penso che sia naturalmente la soluzione più giusta, insomma. Sicuramente questo stadio comunque prima o poi si farà. Condiviso o non condiviso con l'Inter, sicuramente, da quello che ho visto dagli altri colleghi, sicuramente questa cattedrale, si parlava di questo progetto che, ripeto, non entro nel merito perché ne so prendere poco o niente, però a parere mio personale lo stadio è la soluzione, comunque sia, perché comunque sarebbero come praticamente fare ogni anno 2 anni la Champions con gli introiti che c'hanno, perché sarebbe 100 milioni all'anno, la Champions ne porta 50. Quindi come praticamente essere, non avere ogni anno la squadra in Champions, ma praticamente averne due in uno. Quindi comunque, naturalmente, il mio parere, visto che non avevo mai parlato, ma una parentesi così, naturalmente favorevolissimo al nuovo stadio. Poi ieri, ok, subito. Minchia, ragazzi, no, si è fatto male Messias. Dispiace a tutti, a me per primo, perché è un giocatore su cui ne punto tanto, su cui punto tanto. Ma non mi sembra che in questo momento ci sia l'infermeria. Calabria ha avuto un problema, ma l'ha avuto in nazionale, non l'ha avuto da noi. Cioè, non mi sembra. Giroud è stato fuori, ma perché ha avuto il Covid. Ibra si sa che ha 40 anni e sarà pieno di acciacchi, ma sarà così a tornare. Cioè, c'ha 40 anni, voglio dire. Non mi sembra che Leao abbia avuto problemi muscolari, Brahim Diaz, Tomori, Tonali, che sia avuto un problema perché è andato a fare la Costa d'Avorio. Cioè, non mi sembra che Salamè che sia stato fuori, non mi sembra che Kalulu è stato fuori. Kier si sa che anche lui un po' più su di età avrà sempre avuto, sempre nella sua carriera, qualche acciacco muscolare. Non mi sembra che Romagnoli si sia
abbia avuto problemi, che Teo Hernandez abbia avuto problemi. Subito a sparare al primo infortunio dei giornali, subito a sparare sulla Croce Rossa per quanto riguarda il nostro reparto che lavora per la parte atletica. Penso che sia una cosa ridicola perché Messias ha giocato 3 minuti in tutto l'anno, quindi arriva dal Crotone, non era sicuramente anche abituato ai carichi di lavoro che sono al Milan. Ragazzi, il ritmo che ha il Milan, bisogna soltanto fare i complimenti alla parte atletica, ok? Bisogna soltanto che fare i complimenti, perché un conto se la squadra va 2 all'ora e allora dici, cazzo, non corrono come tanti anni fa, vi ricordate che non correvamo? Fermi piantati sul terreno che mi veniva un nervoso, che mi veniva voglia di entrare in campo e fare una strage. Questi qua vanno a 2000 all'ora. Cioè, abbiamo provato a tenere nella prima partita contro Liverpool, che quelli vanno ancora di più, vabbè. Comunque sia già, abbiamo visto, perché Pioli comunque, dopo la partita del Liverpool, ragazzi, la squadra, non so se ve ne siete accorti, ha ancora aumentato il ritmo di gioco. Con l'Atletico, la prima mezz'ora, ragazzi, abbiamo un po' sul ritmo che questi qua non ci hanno capito un cazzo. Poi è stato quell'episodio del cazzo che ci ha praticamente rovinato la partita. Però la squadra, cioè a Bergamo l'anno scorso, non so se vi ricordate, ma l'ultima di campionato abbiamo fatto soltanto che una partita, soltanto sulla fase difensiva e sulle ripartenze, quando abbiamo vinto 2-0. Quest'anno no, siamo andati là all'83esimo, eravamo 3-0 per noi, ma imponendo delle ripartenze, non come l'anno scorso, che comunque. Mi ricordo di quella partita di Bergamo, non è stata una partita entusiasmante, è stato tutto tranne che una partita entusiasmante. Quest'anno siamo andati là, abbiamo fatto la partita contro la squadra che si diceva che corresse di più in Serie A, che si chiama Atalanta, che impone dei ritmi forse anche della partita, ne abbiamo tutto in testa. Quindi, prima di parlare dei preparatori atletici e tutto, andiamo a vedere, cioè vediamo un attimino le cose. La squadra corre, mica corrono come i pazzi. Cioè, guardate quanto cazzo corre Brahim Diaz. Guardate quanto la fase che fa il nostro trequartista sulla fase difensiva ti ricorre anche nello spogliatoio. Guardiamo Leao che non correva senza palla, quanto cazzo corre anche senza palla. Si è abituato ad avere anche lui questi ritmi. Guardiamo quanto corre Sandro Tonali. Cioè, guardiamo come si è ripreso Bennacer, quanto cazzo sta correndo Bennacer. Cioè, non mi sembra che siamo stati smantellati dai guai, dagli infortuni muscolari dall'inizio dell'anno. È normale che in una stagione siamo anche un numero di giocatori nella rosa superiore a quello dell'anno scorso, perché siamo di più. È normale che ci capiteranno gli infortuni muscolari, ragazzi, giocando a questi ritmi. È una cosa normalissima. Messias, povero Cristo, che guarda, mi dispiace tantissimo perché per Junior, che è un giocatore che secondo me in questa squadra può soltanto che migliorare, potrà dare il suo contributo. È arrivato dal Crotone, che sicuramente non c'entrano un cazzo gli allenamenti che faceva la Francia. Per me è stato anche molto, è stato fermo anche quest'estate perché voleva andare via. Quindi comunque si era allenato poco o niente. Si era impuntato che voleva andare via, giustamente la squadra retrocessa, lui se ne voleva la sua possibilità della sua vita. Ha fatto benissimo comunque impuntarsi di andare a giocarsi le ultime chance della sua carriera, comunque sia. Quindi dicono di va al Milan, dici di no, stai in bico Crotone. Dopo che hai fatto i dilettanti tutta la vita, è normale che si è impuntato. L'avrei fatto pure io, l'avremmo fatto tutti. Quindi è normale, il ragazzo si è fatto male, dispiace, però c'è tutta la stagione ancora, anche perché lui comunque c'è anche la pressione che è con diritto di riscatto, deve dimostrare quest'anno, quindi farà di tutto per dimostrare il suo valore. Di potenzialità questo ragazzo qua ne ha e parecchie anche, ne ha e parecchie messe di potenzialità. Quindi ragazzi, prima di sparare sulla Croce Rossa andiamo a vedere le cose a 360 gradi, non ci facciamo influenzare da sti cazzo di giornalisti che ogni due per tre, ogni problema muscolare, cioè Calabria, dove ho avuto un problema muscolare, boom, in nazionale. Che sì, perché si è fatto male? Perché? Perché è andato a fare ste cazzo di cose con la Costa d'Avorio. Ok, li diamo sani e ce li ridanno indietro, comunque sia, praticamente sgangherati. Giroud, perché è stato fuori? Su Ibra, ragazzi, si sa. Su Ibra si sa. Cosa c'entra la preparazione atletica su Ibra? C'ha 20 anni, non mi sembra neanche doppio. Quindi non diciamo stronzate, per favore, adesso, ok? Perché qualcuno si è dimenticato che fino a 2 anni fa la squadra di Suso e compagnia bella non si muoveva, giocava sul fallo laterale da fermo, facciamo i giocatori da calcio a 5 a cercare di giocare da fermi, che ci muovevamo massimo 3 metri. Il pressing non sapeva neanche che cazzo voleva dire, ok? Le ripartenze a 200 all'ora non si sapeva neanche, il pressing su palla non si sapeva neanche che cazzo voleva dire. Quindi ragazzi, dai, facciamo un attimino i bravi, per favore, e prima un attimino di puntare il dito su gente che lavora per la C Milan, pensiamoci un attimino più volte.
Detto questo, ragazzi, ore 14, ci vediamo in live, 19 no, perché poi vado via, quindi niente, poco, molto bene tutto, vi auguro una buona giornata, ragazzi, iscrizione al canale, stiamo veramente diventando sempre di più, continuiamo ad esserlo, continuiamo a clic, 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 ciao!